Sabato 30 e domenica 31 luglio a Teolo arriva Vroom, le donne in moto per la vita. L'iniziativa ha uno scopo benefico e legato alla sicurezza stradale. La provincia è accanto a tutti gli eventi che hanno anche una valenza, oltre che sportiva, anche di solidarietà. E questo raduno di donne in moto guarda soprattutto alla solidarietà. Può essere un avvenimento sportivo, bello, perché donne in moto richiama già, perché la moto è uno sport prettamente maschile per alcuni. E invece queste ragazze vogliono inserire a questo evento sportivo anche l'evento a favore dello IOV, a favore delle persone che hanno avuto il dramma del tumore. E quindi la provincia non può non essere a fianco di tutti questi eventi che nella nostra provincia non sono unici, sono tanti, e questo è uno degli eventi che spicca in questa estate padovana. Un momento per stare assieme con i motociclisti, abbiamo avuto modo di stare assieme il mese scorso con il moto pellegrinaggio di Don Luca Boaretto, è un percorso che abbiamo iniziato anche l'anno scorso con la sensibilizzazione nei confronti delle scuole sul problema di utilizzare al meglio le nostre strade, e oggi avere il motociclismo alla femminile unito anche a una valenza sociale e promozione del nostro territorio penso sia qualcosa di cui andarne fieri. L'aggregazione è per una finalità sociale, che è quella appunto della raccolta fondi, del sostegno ai progetti dello IOV che l'associazione Domna sostiene quotidianamente, tutta l'attività sociale annuale, e poi ovviamente anche un'occasione di promozione del territorio, perché tutte le motocicliste che arriveranno a Teolo da tutta Padova, tutto il Veneto, tutta Italia, insomma speriamo anche che qualcuno anche da fuori Italia possano conoscere la bellezza dei Colli Euganei. L'oncologia e la ricerca ecologica ha bisogno del sostegno di tutti, delle istituzioni, delle associazioni, dei gruppi di svago come questo, o di gruppi di scommesse. Queste sono delle scommesse. Quando uno incontra la malattia è una sfida della propria vita. Questa sfida richiede coordinamento e richiede l'intervento di tutti i settori. È un problema sociale, è un problema politico, è un problema medico, ci sono tutti questi aspetti. E quindi l'esempio di oggi è un esempio di alleanza puntato sull'aspetto del motociclismo, ma è un esempio di alleanza tra le istituzioni, che è l'elemento fondamentale per noi per portare a casa questa vittoria. Il primo moto incontro di questo tipo in Italia, ci sono un paio di raduni annuali dove 50-100 donne si incontrano, però è un raduno più in stretto senso, cioè ci si incontra, si fa un giro in moto e si mangia insieme. Non è mai stato organizzato prima di adesso un moto incontro dove si costruisca un villaggio con artisti, artigiani e anche personalità non strettamente del mondo moto per le motocicliste. Ci troviamo in piazza Mercato a Brasseo, che gentilmente il comune di Teolo ci ha concesso gratuitamente, li ringraziamo, e dove anche il parroco, che è un motociclista, farà un discorso per salutare tutti. E nei due giorni avremo a disposizione delle guide professioniste di Lucchinelli e Donne in Sella, che accompagneranno le ragazze in motogiri, diciamo, turistici per i colli, per andare a vedere le località più belle che abbiamo nei dintorni.